Ciao a tutti, siamo qui per Piero da Saronno al Mago del Caffè. Oggi un evento speciale, Made in Italy. Qui con noi abbiamo due artisti pazzeschi. Lui è Giancarlo Charlie Cunico e lui è Marco Furo 01 Furini. Ora, la prima domanda che vi voglio fare è: da come è nato questo progetto? Allora, questo progetto è nato, guarda caso, tramite una conoscenza che ho io qui in questa zona, un commerciante, mi ha portato a bere un caffè e parlando con Miriam gli ha detto: guarda, questo qua è un musicista molto bravo. Miriam mi ha proposto questa serata e io ho chiesto a Marco se voleva partecipare e darmi una mano, perché io veramente ho bisogno di una mano, e Marco veramente è un grande, mi ha detto di sì. E così è nata questa cosa. Quindi sentiamo anche il parere di Marco, giustamente, perché magari non è del tuo stesso parere, perché dice: mi hai costretto a fare questo lavoro, quindi sentiamo anche un po' lui cosa dice, dai. No, in realtà è stato un piacere raccogliere l'invito di Giancarlo, con cui avevamo già collaborato sporadicamente in un'altra occasione all'inizio di quest'anno. Abbiamo fatto due brani senza prepararci niente, ci siamo trovati bene e lui poi mi ha richiamato, mi ha detto: guarda, mi serve una mano per un evento che mi sto trovando a organizzare. Il passo poi per organizzare questa cosa è stato brevissimo, perché i titolari di questo locale nel quale stiamo suonando ci hanno dato carta bianca, e trovare realtà di questo tipo non è veramente facile. Carta bianca ho avuto anche allo stesso modo con Giancarlo, che non mi ha posto nessun limite né interpretativo né espressivo, quindi da un lato la gioia di poter fare tutto liberamente, dall'altro lato la responsabilità di fare del mio meglio. Quindi parliamo invece del concerto. Perché proprio Made in Italy? Qual è stata la vostra scelta? Perché siete passati proprio nel voler rappresentare un repertorio italiano vastissimo, perché voi passate da Battisti a Celentano, giusto? Perché? Perché? Allora, la scelta, devo dirti la verità, è stata un po' guidata più che altro da me, perché io a Marco gli ho, non dico imposto, però diciamo tra virgolette, il fatto di voler fare solo un repertorio italiano, perché io amo la musica italiana, io adoro la musica italiana, sono italiano e la musica italiana è vasta, è varia, ne puoi fare e dire quanta ne vuoi. E la cosa bella, da musicista parlo, è che la puoi arrangiare come ti pare, la puoi fare come ti pare, e trovare un personaggio poi come Marco che interpreta la musica come la voglio io. Guarda, sono veramente onorato di suonare con lui, di essere qui questa sera a interpretare un Made in Italy come qui al Mago del Caffè, come lo voglio io, come lo me lo immaginavo proprio così. Veramente bello, a parte corde che partono e tutto il resto, però bello, 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 bello. Tu sei della stessa idea oppure devi aggiungere o togliere qualcosa? Perché mamma mia quanto parla. Era una piccola cosa, nel senso che il divertente in effetti è che Made in Italy è nato da un'idea che ha spiegato chiaramente Giancarlo. La cosa divertente è che di fronte a certi brani si ha un po' di timore, perché ci si confronta con degli autori che hanno fatto non solo la storia di quella che è la musica, ma la storia proprio della nostra vita, hanno accompagnato delle nostre emozioni, delle nostre sensazioni. Quindi da un lato un timore quasi reverenziale di cercare di cambiare il meno possibile, di rispettare il messaggio che ci è stato dato, e dall'altro lato però la voglia di divertirsi, giocare, pasticciare, reinventare alcuni brani. In realtà all'inizio volevamo escluderli perché erano un po' difficili da manipolare, però alla fine ce l'abbiamo fatta e quindi è stato divertentissimo. Allora ragazzi, sicuramente c'è un pezzo al quale siete più legati, magari è lo stesso, magari no. Per te qual è stato il pezzo che ogni volta che lo suoni ti dà un'emozione nuova, pur facendolo magari da 20 anni? Non voglio essere retorico, ma è una canzone di Lucio Battisti ed è Fiori Rosa, Fiori di Pesco. Ed è la canzone che io ho cantato quando, mi viene la pelle d'oca a dirlo, quando questo grande cantautore è mancato. E mi sono venute le lacrime agli occhi. È la prima volta che io pianto veramente per la morte di un cantante. E per me Battisti è stato un grande, mi ha accompagnato da quando ero bambino, perché mia mamma me lo facevo ascoltare col registratore, le sue cassette, e sapere che quando è morto mi ha lasciato un vuoto, la prima cosa che ho fatto è stato prendere in mano la chitarra e cantare questa canzone. E mi viene il magone ancora a pensarci, perché quando sento e canto quella canzone mi sale qualcosa dallo stomaco e mi fa scendere le lacrime, veramente. Belle parole, guarda, ti dico, se non ti conoscessi sembrava quasi un reality show, davvero, capito? Cioè, però hai espresso davvero qualcosa di bello. Per te, Marco? È difficile scegliere
non solo nel repertorio di brani che facciamo stasera, perché comunque sono legati a diversi tipi di emozione, ma proprio anche avere a che fare con un gruppo di brani e di autori così variegati, così vasti, credo che io non me la sento di operare una scelta, perché sono molte emozioni diverse e forse questo è un aspetto che è la ricchezza della musica italiana in un certo senso, non solo cuore, sole, cuore, amore, ma tante situazioni diverse, quindi è difficile dire è quella. Io non riuscirei a operare una scelta, non perché non voglia farla, ma perché ogni pezzo è una storia diversa, è una sensazione diversa. Tutte compongono un disegno più ampio, diciamo. Io credo che la cosa bella del vostro gruppo sia il fatto che siete completamente diversi. Siete davvero completamente diversi, ma questa forse è anche la vostra forza. Perché pur essendo diversi, la musica vi ha unito in questo concerto fantastico, direi. Adesso, per salutare i nostri amici di Piero da Saronno, dedicateli qualche cosa. Ciao amici di Piero di Saronno, questa sera dedichiamo anche a voi questo piccolo spettacolo che facciamo qui da Miriam al Mago del Caffè, col nostro repertorio Made in Italy, spaziando appunto nei vari generi e cantautori italiani, da Lucio Battisti, Lucio Dalla, De Gregori, Celentano e quant'altro. E vi aspettiamo per la prossima serata che faremo qui, magari da Miriam al Mago del Caffè. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Loro erano Marco Furini e Giancarlo Charlie Cunico. Questo era il Mago del Caffè Made in Italy. Alla prossima. Ciao. Ciao.